Carissimi castiglionesi, buonasera. Eccoci qui al nostro consueto appuntamento settimanale. Anche oggi partiamo dal problema coronavirus. Purtroppo i positivi sono ancora tanti, sono 65 a Castiglione, quindi qui è inutile ripetersi sempre con le solite cose. Tanto buonsenso, mascherine, cerchiamo di vivere con ottimismo questo momento, di uscirne da questa storia, perché veramente ormai sta diventando un problema per le attività, un problema per le scuole, quindi soprattutto per quelle. Dobbiamo cercare di attivarci e di rispettare il minimo delle regole per poter riprendere una vita ancora più normale, anche se ultimamente diciamo che la vita sociale un po' ha ripreso ad accompagnarci in modo con un po' più di sorriso sulla bocca. Il problema purtroppo grave è la guerra che sta creando queste grosse problematiche, soprattutto al popolo ucraino, alle donne che scappano, ai bambini, alle stragi che si vedono, veramente cose che dalla seconda guerra mondiale nessuno avrebbe più pensato di poterle vedere. Purtroppo sta succedendo quello che è successo nell'ultima guerra mondiale, questo è veramente brutto. Questi problemi creano anche difficoltà alla nostra economia. Questo PNRR che doveva ripartire alla grande comincia ad avere qualche piccolo problema, giustamente, perché i fondi poi devono andare a coprire le spese energetiche che ormai hanno preso una strada che è difficile da marginare. Quindi dobbiamo trovare dei fondi, dobbiamo tornare a cercare di coprire questi problemi. E questi poi si ripercuotono anche sui lavori che tanti comuni hanno dovuto anche sospendere, i lavori pubblici, asfaltature, impianti di asfalto che hanno dovuto fermarsi perché il rincaro del gasolio ha portato i costi degli asfalti alle stelle. Noi nel nostro comune abbiamo dei cantieri aperti, abbiamo dei cantieri che hanno creato anche qualche polemica, ma noi siamo qui per confrontarci e anche per discuterne, questo non è mica nessun problema. Abbiamo aperto il parcheggio della Mazzucchelli, un parcheggio sicuramente molto utile per il nostro borgo storico, un parcheggio che aumenterà gli spazi posti macchina, renderà più fruibile anche il nostro borgo da chi viene da fuori. Quindi è un'opera che avevamo in programma da parecchio tempo, è un'opera che poi ha avuto un problema burocratico con una tubazione del gas che avrebbe dovuto passare sotto questo spazio, e quindi questi lavori sono stati ritardati. Finalmente sono partiti, e purtroppo sono partiti in coincidenza con il lavoro sulla via Mazzini. Il lavoro sulla via Mazzini è un lavoro importante, è un lavoro che tassativamente va fatto entro l'anno, perché il finanziamento che abbiamo avuto ci obbliga a questo investimento a farlo entro l'anno. Abbiamo pensato di farlo subito per non avere problemi col Palio, con le altre manifestazioni estive previste nel borgo. Quindi vi prego, anche l'area cantiere, di rispettare le chiusure. E oggi ho parlato anche con alcuni operatori di questo cantiere, non è bello che sentono insulti, che vengono insultati da gente che deve tassativamente passare di lì. Le alternative ci sono, vi preghiamo di avere un po' di tolleranza, un po' di buonsenso e di darci una mano. I lavori si fanno per abbellire il borgo, si fanno per rendere il borgo più piacevole, più unico. Quindi stiamo avendo aiuti da Regione Lombardia e non solo per fare queste opere, e lo facciamo nell'interesse del borgo. Fino a ieri chi veniva in questo borgo si lamentava sempre perché le amministrazioni non facevano niente, adesso che facciamo qualcosa non si può pensarlo al contrario. Quindi lo si fa nell'interesse di tutti, e quindi per cortesia dateci una mano e siate un po' tolleranti. Comunque l'amministrazione è a vostra disposizione per incontrarci, per parlare, non c'è nessun problema. È un disagio che durerà in totale massimo 2 mesi, però dobbiamo affrontarlo e dobbiamo farlo. E di questo vi ringrazio anticipatamente. La stessa cosa vale anche per la via Gramsci. La via Gramsci è un'opera che ci siamo programmati, l'avevamo detto anche in campagna elettorale che avremmo fatto questo intervento. È un'opera, il primo traguardo. La motivazione più valida è quella di fare un camminamento e una pista ciclopedonale che andrà a collegare
Piazza Repubblica fino alle scuole medie, passando sulla via Gramsci, attraversando la 4 novembre, entrando in via Cortina fino alle scuole medie. Verrà fatto veramente un percorso ciclopedonale, secondo me molto bello anche, e quindi io capisco che i disagi e i problemi affrontati così in modo un po' veloce, un po' violento, portano gente a fare critiche, ma che siamo disponibilissimi a discuterne, non c'è nessun problema. Però è un'opera che secondo noi all'interno di un paese come Castiglione serve, perché la mobilità dolce serve proprio a questo, serve a portare i bambini a scuola, serve a portare i bambini a scuola non sempre col pulmino, magari anche a piedi, visto che c'è un pedibus a Castiglione, grazie alle associazioni che lo seguono, che funziona molto bene. Questo sarà un passaggio importante proprio per portare i bambini dal paese alla scuola. Quindi ci scusiamo per gli inconvenienti che stiamo creando, però questo è secondo noi un'opera da fare, e infatti siamo partiti, la stiamo facendo, comunque disponibilissimi a trovarci e a discuterne, non c'è nessun problema. Io inoltre, oltre a questi lavori, vi dico che la prossima settimana anche la via Marconi, che è la via a scendere dall'entrata di Monteruzzo, verrà fatta a senso unico, quindi si potrà solo scendere da via Marconi, verranno attivati nuovi parcheggi, sempre in via Marconi, e la risalita in via Matteotti sarà a senso unico fino al vivaio Santa Lucia. Quindi sono tutti i lavori programmati, li stiamo facendo, siamo convinti di fare una cosa buona per il paese. Altre opere sulle strade che portano alle scuole sono già stati programmati, e quindi qui adesso diventa veramente un discorso economico, perché i prezzi sono saliti, perché i soldi a disposizione non ci basteranno più per fare tutto quello che abbiamo programmato, alcuni lavori rischieranno anche di essere o non fatti o fatti a metà. Non sto parlando di quelli in corso verranno ultimati, però altri interventi che avevamo programmato non sono sicuro se li faremo o se non li faremo. Questo dipenderà anche da un decreto che il governo sembra abbia messo in discussione in questi giorni per aiutare proprio le amministrazioni e le imprese ad affrontare l'aumento dei prezzi. Io credo di aver detto tutto, vi ringrazio e auguro a tutti buona serata e buona domenica.